Abbiamo parlato la settimana scorsa di Portogallo, abbiamo fatto la storia ceramica del Portogallo, la, la ceramica ovviamente industriale, io ritornerei anche questa settimana sull'argomento, come sempre con l'ingegnere Cristiano Canotti, per vedere anche il mercato interno, cioè come si è spento negli ultimi anni. Guarda le... Portogallo è lungo e stretto, ma assomiglia un po' all'Italia, quindi, col fatto che è molto distante da Castellón, per paradosso, nella, nella parte ovest, non la costa, perché sull'Atlantico appunto c'è Portogallo, a parte la Corugna, i portoghesi sono molto forti nel mercato spagnolo, ovviamente perché è talmente lontano dal punto di, di vista logistico da Castellón, sono più di mille chilometri, che in realtà quindi, il mercato non si chiudeva nella solo eh, ex Lusitania. Eh, I fattori trainanti quali sono stati? Allora, il paese è polarizzato da una capitale magnifica che è Lisbona, che ha quasi 3 milioni di abitanti, e Porto, che è la capitale economica. Se Lisbona è Roma, Porto è Milano, proprio con questa analogia. Però a Porto c'è anche il vino Porto, oltre che l'industria, e quindi grandi relazioni commerciali, eh, soprattutto con gli inglesi. Questa polarizzazione ha avuto l'ulteriore eh, sbocco quando c'è stato il boom dell'Algarve, che se vogliamo è un po' la costa del sol come l'Andalusia, dove c'è stata molta speculazione edilizia, dove molti stranieri sono venuti a prendere casa o venire in vacanza. Lì ha senso, il nord è molto piovoso e quindi la costa atlantica del Portogallo non è accessibile dal punto di vista del, del turismo come lo intendiamo noi. Ecco, la, il vero problema dei portoghesi è che loro hanno una. Una tradizione ceramica, quella della zuleja, che è vecchissima, molto più vecchia degli spagnoli e fanno un po' fatica a liberarsene. Quindi hanno questo gusto per il rivestimento, questo gusto per il decoro. Sul pavimento hanno sempre fatto molta fatica, anche se per paradosso, eh, importando storicamente da, da sempre del, eh, del caolino del Devon, sono diventati dei bravissimi costruttori, produttori di sanitario e di Vasellame, sono bravissimi e sono, eh, diciamo così, la, la, la risposta europea alla porcellana Ma tedesca, relativamente ai costi di produzione, sono ancora favorevoli, Sono ancora favorevoli, hanno dell'idroelettrico perché c'è una catena montuosa che li aiuta parecchio, il gas, sì è un po' costoso, però il gasdotto algerino gli ha semplificato molto, molto la vita, il costo del personale aveva avuto una fiammata, ma è sceso, e soprattutto con i provvedimenti politici oggi il Portogallo dopo la Grecia è il paese che fa più dumping salariale, cioè alle persone che lavorano diciamo, in eh, lavori poco... Qualificati si offre veramente molto poco. Questo è un, fa un po' macelleria sociale, soprattutto stride anche sul fatto che c'è stato un momento in cui queste aziende, un po' perché entrate nel contesto internazionale, perché ci sono ben tre aziende di proprietà italiana e altre due o tre hanno intessuto con gli italiani delle relazioni commerciali che potevano anche sfociare in rapporti societari. Eh, diciamo però che c'è un grande produttore di porcellanato tecnico, che è la Revigres, c'è un eccellente produttore di. Mosaico, che è la SINC che è oltretutto partecipata da Ricchetti e, ed è storicamente un gruppo da una decina la di Panaria milioni di metri quadrati, la Panaria che ne ha acquistate due, l'ex Marona Gres diventata Margres e la nuova Gres diventata Loft Tiles, poi ci sono una serie di aziende interessantissime, la Gresart, la Dominò, la Recer, tutte queste aziende hanno però un problema, che hanno una massa critica che oggi è diventata un pochino né carne né pesce, producono tra i 4 e i 5 milioni e quindi è una massa che non consente a loro di essere particolarmente competitive proprio per efficienze industriali. Quindi quando i fattori di costo non sono più così vantaggiosi, questa misura d'uomo che le rendiva così facilmente gestibili oggi forse è il loro limite. E hanno difficoltà ad aggregarsi, immagino. È tantissima. È uno dei motivi per cui hanno venduto gli italiani è perché c'è una rivalità feroce, anche se non abitano assieme, perché sono ben distanti, ma è una rivalità molto cerebrale, poco poco di petto e fa sì che abbiano cercato soluzioni come quelle aziende che poi sono state vendute purtroppo al Banco Espirito Santo, il famoso banco che ha fatto un crack eh, epocale quest'anno, tipo il nostro Monte Paschi, e che allora è stata venduta ad un gruppo angolano che ha i soldi del petrolio. Ma ehm, le aziende ceramiche sono, saranno, immagino, tenute in seria considerazione no? dal governo? Da... Sì, perché, perché opera... era, un, era un settore trainante, soprattutto. Che aiuti stanno dando? Eh, pochi, sinceramente pochi, ed è uno dei motivi per cui sono stati presi molto da questo scoramento. Il, quando, quando si va a Lisbona e si parla del Fado, fa parte dell'anima portoghese. Il coraggio, hanno molto orgoglio ma sono molto facili alla, alla depressione. Che futuro ceramico possiamo prospettare per il Portogallo? Ah, io credo che debbano sprovincializzarsi e se non si aggregano, perché c'è qualche leader che ne mette assieme più di una, saranno inevitabilmente costretti a rivolgersi agli imprenditori spagnoli, con i quali però c'è stata una forte rivalità, hanno prodotto per degli spagnoli ma non hanno venduto e gli unici che hanno un'attitudine espansiva siamo noi italiani, perché... In passato ci sono andati dei nord europei, ci sono andati dei belgi, degli olandesi, dei francesi che hanno comprato molto prodotto, ma non hanno mai neanche lontanamente pensato di andare a comprare un'azienda.